assaggiasse la frutta. Ecco, manca solo che mi starnutisca addosso e sono dentro Jurassic Park. Siamo nel futuro. La Terra, come sempre, ridotta a una landa desolata destinata all'estinzione, ultima speranza per l'umanità, è un ormai poco sorprendente viaggio intergalattico verso un nuovo pianeta lontano lontano capace di ospitare forme di vita. Qualcosa va storto e l'unico a mettere piede effettivamente su Tyson 3, questo è il nome della nostra nuova casa, è Robin, un bimbo di cui noi andremo a vestire i panni grazie al visore PlayStation. Oh no! Eh sì, Tyson 3 è pieno di dinosauri. Yuppie! Noi prendiamo il controllo di Robin a 3 mesi di distanza dal suo atterraggio d'emergenza. Beh, si può dire atterraggio se non siamo proprio sulla Terra? C'è una specie di Tyson 3aggio, diciamo. Beh, comunque, è una bella giornata di sole e mentre giochiamo a nascondino con Laika, la nostra cucciola di T-Rex che leviamo a patate, vabbè, troviamo un robottino con registrazioni che ci fanno capire qualcosa di più su quello che è successo alla nostra nave. E questa, in soldoni, la meccanica principale del gioco. Vagheremo di area in area, interagendo con la fauna locale, risolvendo piccoli enigmi, arrampicandoci ovunque come novelli Nathan Drake, alla ricerca di indizi che ci permettano di risolvere il mistero e di scoprire se ci sono altri sopravvissuti nei dintorni. Guarda che disastro! Abbiamo un paio di strumenti a nostra disposizione, un aggeggino antigravitazionale per spostare oggetti, uno scanner per registrare oggetti e animali, sì, c'è molto da scannerizzare. E vi ho già parlato di Laika. Potremmo darle dei semplici ordini che torneranno fuori essere molto utili nel corso dell'avventura. Ruggisci, ruggisci! Buongiorno, Robin. Ti sei svegliato finalmente. Mi annoiavo senza di te. E poi c'è lui, la nostra intelligenza artificiale personale, a cui sicuramente dobbiamo la vita, ma che non sta zitto un attimo. Capisco che occuparsi dei lavori di casa non sia divertente, ma è fondamentale per la tua sopravvivenza. E sai che è la cosa a cui tengo di più. Taci, per Dio! Taci! Taci! Sebbene non manchino sporadiche imprecisioni per quanto riguarda i controlli, ricordo che il gioco richiede solamente il DualShock, il tutto funziona senza troppi problemi e Robinson riesce a trasportarci in un mondo tutto sommato credibile e perché no? È bello, è un bel mondo. Peccato che quelli che possono essere considerati i limiti tecnici del visore e un movimento della telecamera non calibrato con la dovuta attenzione rendano il titolo poco fruibile per chi soffre di motion sickness. Stai alla larga, a meno che tu non voglia estinguerti. Robinson, purtroppo, può creare problemi più di altri giochi. I giocatori più sensibili devono quindi approcciare il gioco con le dovute attenzioni. I più resistenti, o coraggiosi, possono invece provare il piacevole senso di smarrimento ed immersione di Robinson, soprattutto nelle interazioni con i dinosauri, come durante questa partita nascondino con dei Velociraptors che mi ha suscitato più di qualche brivido. Essere.
Robinson è senza dubbio uno dei giochi più interessanti della lineup iniziale di PlayStation VR. Vivere avventure coinvolgenti, mondi esotici e affascinanti, tutti da esplorare, è il motivo principale per cui uno è disposto a spendere 400 euro per questa periferica. Il titolo Crytek mantiene in parte le promesse, regalandoci qualche momento emozionante e presentandoci il canovaccio di una storia che avrebbe potuto avere delle potenzialità. Ma al di là dell'effetto wow e della novità, abbiamo ambienti assai limitati, un gameplay scialbo e ripetitivo e il tutto dura sì e no 4-5 ore. Non fraintendetemi, novità ed effetto wow rendono tutto sommato l'esperienza piacevole e Robinson merita di essere provato, obbligatoriamente a prezzo budget. Ma mi auguro che in un prossimo futuro questi esperimenti per VR lascino spazio finalmente a produzioni di ben più ampio respiro.